Un nuovo intervento in favore del mare da Mattinata a tutto il Golfo di Manfredonia per cancellare scarichi abusivi e interessi mafiosi legati alla gestione dell'acqua. È l'obiettivo del nuovo piano di investimenti per le reti di acqua e fogna nella piana di Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo e nelle località marine a sud di Manfredonia. L'investimento, ha spiegato il vicepresidente della Regione Puglia, nonché assessore alle risorse idriche Raffaele Piemontese, è di oltre 32 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 8 milioni per la rete fognaria e per il depuratore nella piana di Mattinata, i cui lavori sono partiti giovedì scorso. Tra Mattinata, Macchia Monte Sant'Angelo e Manfredonia noi facciamo investimenti complessivi per oltre 30 milioni di euro. Ecco, questa è la politica dei fatti che si occupa di cose grandi e che fa in modo che questo territorio possa andare avanti tenendo ai margini la criminalità organizzata. Acquedotto continua ad impegnarsi in maniera importante sul nostro territorio, una serie di interventi su Manfredonia, Monte Sant'Angelo per quanto riguarda la rifunzionalizzazione e l'estendimento delle reti idriche e fognare, interventi essenziali, infrastrutturali che ci consentono di poter parlare per Manfredonia di qualità migliore anche delle acque.